vino, bagnoni, la musica. Vabbè, no, niente. Io faccio Fiorello. Bagnoni, sì. Abbastanza. Bagnoni, sì. Allora, quando vuoi. Per Toscana TV siamo andati a intervistare dei personaggi molto importanti qui proprio a Montalcino, dove si è tenuto la gara del Brunello Cross. Ma oggi parleremo di un circuito toscano particolare che raggruppa sicuramente tante belle manifestazioni. Ne parliamo con Roberto Amaddi, che qualche anno fa ha dato via, diciamo così, a quest'idea. Roberto, parliamo un po' di questo circuito toscano che raggruppa i trail più importanti che abbiamo nella nostra regione. Sì, l'idea è nata 5 anni fa per creare un gruppo, una cosa tra organizzatori, per evitare magari anche tante coincidenze che ci sono, ma soprattutto per raggruppare le gare toscane nei gruppi più rappresentativi. Solamente così, infatti abbiamo detto Viaggi tra Storia e Cultura, sono località bellissime, sparte dalla Val d'Orcia, la Val di Cana, la Cortona, le isole. L'isola d'Elba, l'isola del Giglio, 12 gare che rappresentano al meglio la Toscana e il territorio toscano. Siamo partiti quando? Con la gara di gennaio, ma durano fino alla fine dell'anno? Sì, praticamente l'apertura è stata fatta a gennaio, l'ultima domenica di gennaio con la Ronda Ghibellina e finirà con la Ecomezza di Pienza per Santo Stefano, quindi tutto un anno di gare, 12 gare, quasi tutti i mesi ci sarà la gara. Questa oggi a Montalcino abbiamo fatto la seconda gara del circuito, ci sarà poi la premiazione a fine circuito l'anno dopo con i migliori di categoria, i migliori trailer che hanno fatto le gare in questo circuito. Diciamo, sarà un anno intenso di gare. Proviamo a spiegarlo in grandi linee, poi possono andare ovviamente sul sito. Come funziona questo meccanismo, questo circuito e questa premiazione? Diciamo, ogni gara viene fatta nella classifica, quindi si viene automaticamente iscritti. Partecipando a una gara si viene automaticamente iscritti al circuito. Poi ogni gara competitiva viene assegnato un punteggio e a quel punto il punteggio, ci sono dei bonus anche in base alle distanze, in base agli arrivi. Viene fatta una categoria ogni 5 anni e a fine anno ci sarà sia la premiazione degli assoluti sia la premiazione degli minori. Bene, allora noi andiamo, intanto Alessandro si sposta e prende il posto di Roberto, noi andiamo a sentire Alessio per Oca, che è uno degli sponsor di questa iniziativa che raggruppa delle bellezze, mi viene da dire, delle eccellenze della nostra regione. Sì, come hai appena detto, le gare come quella di oggi si svolgono in un contesto storico e naturale, direi ineguagliabile, no, a livello nazionale. E Oca è nata nella natura, è nata in un ambiente simile a questo, anche se non in Italia, per cui è intenzionata a rimanere fedele a queste radici e sostenere le iniziative che in qualche modo promuovono questo modo di fare sport. Oggi, per testare, diciamo, il livello organizzativo e l'ambiente in cui si svolgono le gare, abbiamo anche insieme ad alcuni atleti preso parte alle gare e devo dire che l'umore tra i partecipanti era più che positivo, il livello organizzativo è veramente d'eccellenza, il contesto ambientale, come si diceva, è uno dei più belli che un runner si può aspettare, quindi ci aspettiamo anche nel futuro che il sostegno di Oca Unione a questo tipo di gare continui nel tempo. Che 2018 sarà per voi? Al momento è partito molto bene, diciamo che la notorietà del brand cresce e soprattutto, diciamo, per la gioia dei molti runner che stanno iniziando o continuando a correre con noi, stanno uscendo un sacco di prodotti, molti prodotti molto molto innovativi, sia nel trail sia nel mondo stradale. La gamma 2018 è molto ricca, è molto rinnovata, ci sono tante novità, per cui invito tutti a seguire anche il sito ocamaraone.eu per essere al corrente delle nuove uscite sul mercato. E poi una scarpa vostra molto più adatta sicuramente al trail, anche alla strada, ultimamente avete sponsorizzato anche la Maratona di Pisa, una delle 10 gare di maratona più importanti d'Italia. Sì, diciamo che la tecnologia che noi abbiamo iniziato a sperimentare nel mondo trail si è rivelata valida anche sulla strada e i runner questa cosa la stanno capendo e quindi il nostro impegno è duplice, sia nella corsa in natura sia nella corsa stradale. Do un'anteprima su questo contesto: la Maratona di Pisa non sarà l'unica nel 2018 che sponsorizzeremo, un'altra grande maratona tra le prime 10 diventerà una maratona Oca, al più presto sarà annunciata.
non l'anticipi adesso, l'anticiperai più avanti. L'anticiperò appena avremo definito. Ed è giusto anche così, me lo immagino. Bene, dalle scarpe e da Roberto che ci ha spiegato il vario circuito, le varie manifestazioni, passiamo all'alimentazione. L'alimentazione in questo caso degli integratori. Worm, che ultimamente si sta affacciando nel mercato, una ditta olandese, oggi era presente anche l'amministratore delegato, anche voi siete partiti non a caso dalla maratona di Pisa qualche settimana fa, un grande evento anche per voi, e poi avete deciso sia il circuito e tante manifestazioni che raggruppano qui nella zona del trail in Toscana e non solo. Sì, quest'anno siamo partiti, diciamo che è il primo anno per noi intero che facciamo per quanto riguarda questo settore. Abbiamo iniziato non a caso con la Tuscany, perché praticamente noi abbiamo la sede qui vicinissimo e quindi adoriamo questo posto e abbiamo proprio preso un compasso, tirato un cerchio grandissimo, abbiamo detto tutto quello che è qui dentro lo vogliamo fare. Quindi praticamente abbiamo incominciato a sponsorizzare tante gare, per quest'anno ne abbiamo veramente tantissime, molte qui in zona. Ci muoveremo un pochino per far conoscere comunque il prodotto in tutta Italia, perché l'intento nostro è quello nell'arco entro la fine del 2019 allargare tutto quanto a tutta l'Italia. Che anno sarà anche per voi, stessa domanda di Alessio, il 2018, cosa vi aspettate? L'intento nostro è proprio quello di riuscire a far conoscere il prodotto. Sappiamo che è difficilissimo perché questo mercato è veramente saturo, però siamo anche consapevoli di avere un grosso marchio e veramente dei fantastici prodotti da far provare a tutti quanti. Quindi spero che colgano l'occasione, tantissime persone già ci conoscono e ci stanno apprezzando, per chi vorrà o vuole comunque vada a provare a vedere i prodotti c'è il nostro sito www.bornitalia.it. Mi auguro di poter dare tutte le informazioni possibili a tutti quanti. Io sono disponibilissimo a dare tutte le risposte per telefono, quindi nel sito troveranno il mio numero e rispondo a tutti quanti. Per questo ti ringraziamo ovviamente per quello che fate. Ritorna Roberto un attimino da me, ne approfitto, sicuramente mi sarò dimenticato di qualcosa, tu aggiungerai, e poi andremo anche alla 100 km della Val d'Orcia che si arriverà fra qualche settimana. Ok, fra gli sponsor del circuito, che oggi non è presente in forma ufficiale, però sono presenti comunque in forma importante anche loro nel circuito, dobbiamo citare anche Eolo, la famosa Wi-Fi Internet, già sponsor anche di tante gare trail, tipo addirittura il Tour de Jean, che comunque ha investito anche loro, diciamo, cercano di investire sul trail in Toscana, perché comunque le campagne nostre sono talmente belle, qualche volta sono un po' prive anche di internet, quindi possono sopperire a questa. Potrebbe essere l'occasione giusta per questa carenza, diciamo. Quindi è uno sponsor anche loro che devo citare insieme a loro. E a proposito di zone, il 21 e il 22 di aprile ci sarà traffico intenso in Val d'Orcia, in quelli di Castiglion d'Orcia, perché ritorna alla 100 km della Val d'Orcia. Sì, sarà senz'altro un traffico intenso, perché già siamo già a buon punto negli iscritti e già abbiamo una ventina di nazioni rappresentate a questo punto, quindi sarà veramente traffico intenso. Abbiamo la grossa novità di far svolgere la 50 km, 53, poi vediamo quanti chilometri saranno, insomma, nella prima parte della Val d'Orcia, la parte diciamo più conosciuta, più apprezzata dal pubblico, quindi partiranno anche la 50 da Castiglion d'Orcia insieme alla 100 km, l'arrivo sarà qui a Montalcino in questo contesto meraviglioso, e quindi anche questo sarà un programma. Partiranno alle 5:15, quindi vedranno nascere tutti l'alba della Val d'Orcia, che di solito non dimentichiamo. Sabato 21 di aprile, domenica 22 di aprile, ricordiamo le distanze e il sito internet. Allora, sito internet tuscanycrossing.com, le distanze sarà 103 km tutto l'anello, 52 km la metà gara, la staffetta che compiranno dei tratti in 4 persone e la 15 km si svolgerà tutta interamente nel comune di Castiglion d'Orcia, da cui parte tutto e ritorna tutto. Ringraziamo Borme, Oca e anche Roberto Amadì per la spiegazione al circuito. Alle prossime cose.